Fabrizio Frizzi, malore negli studi Rai, è ricoverato per un'ischemia. Fabrizio Frizzi colpito da un malore. Fabrizio Frizzi è stato colpito da un malore durante la registrazione della puntata del Game Show L'Eredità. Che, perciò, questa sera non andrà in onda. Lo comunica la stessa Rai, in poche righe barra verticale. Il comunicato oggi L'Eredità non andrà in onda. Al suo posto verrà trasmesso il 1° grado episodio della serie Don Matteo 93, si legge sul Twitter di Rai 1. Il motivo è presto detto, il malore che lunedì ha colto il conduttore Fabrizio Frizzi durante la registrazione della puntata. Ricoverato Fabrizio Frizzi è stato trasportato d'urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dove è ricoverato in gravi condizioni a seguito di un'ischemia, secondo quanto si apprende da fonti ospedaliere. La Rai dice che le condizioni di Frizzi non sarebbero gravi. E che sarebbe vigile, sottoposto agli accertamenti del caso. Il conduttore ha 59 anni e 3 anni fa ha sposato Carlotta Mantovan, dopo 12 anni di fidanzamento e dopo la fine dell'amore con Rita Dalla Chiesa. Fabrizio e Carlotta hanno una figlia, Stella, che ha compiuto 4 anni nel maggio scorso. Abbiamo scherzato insieme meno Mario Orfeo, direttore generale Rai. È stato tra i primi a visitare Fabrizio Frizzi in ospedale, abbiamo parlato e scherzato insieme, ha detto all'uscita dall'Umberto I. Tutta la Rai gli augura pronta guarigione, ha concluso Orfeo.